Giulia Dell'Ellis è la quarta classificata della seconda edizione del Grande Fratello VIP, che si è conclusa lunedì 4 dicembre. La giovanissima Dell'Ellis in quasi tre mesi di reclusione si è fatta conoscere dal grande pubblico. Ma allo stesso tempo è stata una dei protagonisti più discussi e attaccati del programma. La maggior parte delle critiche che sono state rivolte all'ex corteggiatrice di Uomini e Donne riguardavano il suo bagaglio culturale. Non ha fatto in tempo a uscire dalla casa più spiata d'Italia, che Giulia Dell'Ellis ha gridato alla sua tanto amata libertà. Più volte, durante gli ultimi giorni all'interno della Grande Fratello VIP, la concorrente più giovane del programma ha condiviso con i suoi coinquilini il desiderio e la voglia incontenibile di uscire e di riprendere in mano la sua vita e di tornare dalla sua famiglia e dal suo amato Andrea Damante. Dopo la puntata finale del GF, l'ex corteggiatrice è stata intervista da Il Giornale e ha fatto un bilancio di questa avventura. La ragazza prima di tutto ci ha tenuto a ringraziare i suoi fan e tutti quelli che l'hanno sempre sostenuta. Poi ovviamente non si poteva non commentare la vittoria di Daniele Bossari, suo antagonista all'interno della casa. Queste le parole di Giulia. Arrivati a quel punto meritavamo la vittoria un po' tutti. Sono contenta che abbia vinto Daniele, ma naturalmente tifavo per altri. Mi riferisco a Ivana Mrazova, che ha fatto sacrifici fin da giovanissima e merita una bella carriera, e ha ribadito il suo pensiero sul conduttore di Mistero, spiegando ancora una volta: con Daniele differenze caratteriali, modi di pensare e di vivere diversi. Ma è una persona molto intelligente. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha poi parlato dei suoi progetti futuri e delle aspettative. Spero che ora mi arrivi qualche opportunità per fare un percorso e maturare, e ha svelato uno dei suoi sogni nel cassetto. Mi piacerebbe fare la conduttrice, un passo per volta. Giulia ha rivelato che la sua musa ispiratrice è Alessia Marcuzzi. Ha un bel modo di fare, naturale. E mi piace come gestisce i social. La Dell'Ellis ha parlato delle critiche che le sono state mosse durante il reality e che l'hanno vista protagonista di alcuni scontri con il co-conduttore Alfonso Signorini. Dopo i diverbi, il rapporto tra Giulia e Signorini è sembrato più disteso, ad esempio quando il direttore di Chi l'ha rassicurata sul fidanzato Andrea e le ha detto di star tranquilla, oppure durante la finale, quando Signorini si è complimentato con la Dell'Ellis e le ha consigliato di lavorare e migliorarsi, perché è una figura molto influente soprattutto per i giovani. Proprio Giulia ha dichiarato a Il Giornale: lo ammetto, sulla mia cultura c'è parecchio da lavorare, ho preso altre strade, ma non me ne pento. A 21 anni si fa sempre in tempo a rimediare. Sono diplomata all'istituto d'arte. Sarò un po' ignorante, ma di certo non sono una stupida.